Ciao! Oggi andremo a vedere una progressione didattica per imparare a giocare la palla corta di rovescio. È un colpo poco utilizzato, ma se giocato nel momento giusto e in maniera efficace, vi darà molte soddisfazioni. Anche oggi con me ci sarà Enrico e andremo a vedere una progressione fatta di tre step, di tre passaggi, per imparare a giocare la palla corta di rovescio. Nel primo step partiremo vicini a rete e giocheremo una volée stoppata. Per vedere l'efficacia della palla corta, la pallina deve rimbalzare almeno tre volte dentro la metà campo. Proviamo a vedere. Vedete che in questo caso, stoppando la pallina, quindi limitando il finale, riusciamo a gestire meglio la palla e la palla rimbalza subito oltre la rete. Nel secondo step ci sposteremo a metà campo. Io lancerò ad Enrico un servizio, quindi una palla un pochettino tesa, ed Enrico andrà a giocare una palla corta dopo il rimbalzo. In questo caso il colpo sarà sempre bloccato, ma nel finale il piatto corde sarà rivolto un pochettino verso l'alto. Ricordo sempre l'obiettivo di far rimbalzare la pallina almeno tre volte dentro la metà campo. Nel terzo e ultimo step andremo a giocare a fondo campo. Io lancerò ad Enrico una palla un pochettino più tesa e lui giocherà subito una palla corta. Una variabile che si può inserire è far giocare l'allievo due colpi, prima un rovescio in top e poi una palla corta. Se questa progressione vi è piaciuta, vi invitiamo a commentare il video qui sotto, ad iscrivervi al nostro canale YouTube, a mettere un like sulla nostra pagina Facebook Giocare a Tennis, oppure, per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi articoli pubblicati, ad iscrivervi alla newsletter nel sito giocaratennis.it.